Continua il programma di incontri al Palazzo delle Arti di Napoli, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. È stato presentato in sala conferenze a cura del Club UNESCO di Napoli un percorso letterario e naturalistico per riscoprire l'antico patrimonio, sia terrestre sia sottomarino, delle antiche civiltà greche e latine che continuano a mostrare di sé tracce straordinarie. Come nel caso della viabilità antica che, attraversando gli attuali quartieri di Fuorigrotta, Soccavo e Pianura, congiungeva la città ai Campi Flegrei. Testimonianze raccolte in una pubblicazione che porta alla luce l'articolato mondo del sistema viario originario dell'intera area che si estende da Napoli ai Campi Flegrei. Una ricostruzione archeologica che aiuta anche ad ipotizzare l'esatta collocazione di monumenti e località di cui si sono perse le tracce. Le strade romane infatti rappresentano i monumenti architettonici più importanti, più rappresentativi e anche più duraturi della civiltà romana. Vederli deteriorarsi, abbandonate a loro stesse, coperte di rovi, fa male al cuore. Ci sono molti spunti di ricerca, una ricca raccolta sia di cartografia, sia di vedutistica e iconografia dei Campi Flegrei e oltre 200 epigrafi romane. È stato inoltre presentato il documentario Meno 100 Underwater Tech, realizzato dal gruppo sub del Club UNESCO di Napoli, che ha esplorato le acque di Bacoli e Baia, alla ricerca di testimonianze di particolare valore nei siti sommersi, come il Ninfeo imperiale di Claudio, la villa di Ortensio ed i lastroni della via Erculea.